corrisponde a un valore dello stadio e delle aree di circa 16,8 milioni, che ha sorpreso anche noi perché è sicuramente più significativa un po' delle cifre che giravano prima, ma indicare che andava necessariamente fare una perizia da persone competenti. Cosa cambia ora? Cambia semplicemente che oggi che abbiamo la perizia possiamo fare una valutazione, che è evidentemente una valutazione amministrativa e politica, per capire se vogliamo perseguire la strada dell'alienazione, quindi dell'inserimento del bene tra quelli alienabili, e un possibile bando per la vendita. Si apre però anche in contemporanea, o è aperta da tempo comunque, la possibilità di utilizzare la legge stadio, che è un'altra opportunità presente. Ci sarà comunque l'occasione dal punto di vista politico-amministrativo di confrontarci per decidere se andare avanti in una direzione, mentre nell'altra, se arrivano proposte, di fare valutazioni. Le ha detto prima in conferenza stampa che se ci fossero più soggetti interessati sarebbe bello che questi soggetti potessero dialogare tra di loro. Brescia comunque ha due squadre, Brescia e provincia, c'è il Brescia fra il Pissarò, c'è una squadra femminile che gioca in Serie B, ci sono più squadre professionistiche. Ma l'idea secondo me è che gli spazi sportivi possano essere utilizzati da più realtà, è qualcosa che noi abbiamo sempre incitato, dallo sport, diciamo proprio quello più semplice dilettantistico, a quello anche più competitivo. Per cui questo però evidentemente non dipende da noi, ecco. È però importante che alle spalle di chi eventualmente fa un'offerta ci sia una società, e questo poi fa diventare l'offerta di interesse pubblico, più o meno. No, ma questo è assolutamente doveroso, perché ce lo impone la legge, perché la legge stadio è molto chiara da questo punto di vista. O è la società sportiva che fa una richiesta, ma se abbiamo un operatore economico deve essere in accordo e presenza di una società sportiva, e devono evidentemente, sia dal punto di vista economico che tecnico, presentare dei progetti che siano assolutamente sostenibili e che vanno nella direzione dell'interesse della comunità. Questo è assolutamente, cioè non è neanche da discutere. I tempi? I tempi sono quelli oggi di avere la perizia, di valutare se intendiamo procedere nella direzione dell'alienazione e quindi del bando, e questo è frutto di un confronto, ed è un confronto che secondo me deve essere fatto in modo approfondito, sia tra le forze della maggioranza, la giunta, che dell'intero consiglio comunale, ma io ho avuto modo anche, come ho detto, di confrontarmi anche con le realtà dei quelli che io ho chiamato tifosi e tifose, perché mi interessa sapere chi vive, chi frequenta lo stadio, che sentimenta rispetto a questo, e poi si può procedere. L'altra invece che ho richiamato, che è la legge stadi, non è una cosa rispetto al quale possiamo dettare noi evidentemente dei tempi, ma dobbiamo capire se ci sono progetti sostenibili, come dicevo prima, e che siano di interesse della nostra comunità, per poi fare delle valutazioni. Per cui i tempi non sono evidentemente brevi, però bisognava iniziare da un punto, avere un punto fermo, e la valutazione con la perizia è il primo punto fermo. Ribadisce che ha incontrato Cellino e che non si è parlato di stadio. In verità ho incontrato il presidente del Brescia Calcio, ormai forse sarà quasi un mesetto fa, mi aveva chiesto di incontrarmi, avevamo avuto solo qualche occasione pubblica di incrocio, non ci eravamo mai parlati, ma non abbiamo assolutamente approfondito questo tema, perché semplicemente non avevamo nessuna perizia in mano, non avevo numeri e parlare del niente non serviva. Però ho imparato un po' di cose rispetto alle dinamiche del calcio, delle società, è stata un'occasione di confronto, ma mi capita di farlo con tantissime realtà della nostra città, del nostro territorio. Uno dei miei compiti è di conoscere le persone che svolgono o hanno ruoli significativi a Brescia. Con Pasini su questo argomento non ha mai parlato? Con Pasini in specifico di questo tema non ho parlato, abbiamo parlato di tante altre cose perché lo conosco da tanto tempo, è stato anche presidente di Confindustria, quindi le occasioni di confronto sui temi soprattutto economici ce ne sono state non poche, se ci sarà occasione di parlarci, perché mi chiedai di parlarmi, come sempre parlo con tutti e faccio volentieri. Poi a me interessa il bene della città, mi interessa che lo sport della città assuma una dimensione condivisa da tutti. Grazie.